E sono 161 anni che il Comune del Nord prende le sberle, quindi è arrivato giustamente un momento dove, a fronte di un residuo fiscale enorme come quello della Regione Lombardia, che ogni anno versa alle altre regioni circa 50 miliardi di euro, dia la possibilità a dei comuni virtuosi, capaci, che spesso hanno delle piante organiche molto risicate rispetto al potenziale di dipendenti che potrebbero avere, di poter beneficiare di qualche risorsa legittima da questo punto di vista. Potete chiedere a Mastella che la sua, in generale al sud, la popolazione residente reale è di gran lunga più bassa rispetto a quella che viene dichiarata a livello anagrafico, perché molte persone mantengono la residenza al sud, ma in realtà lavorano al nord o addirittura lavorano all'estero. Questa cosa non l'ho detta io, l'ha detta il Corriere della Sera in un'indagine per questo capitava prima non ora, guardi. Sempre... Finisco, Mastella. No? Questo dato ci viene rivelato ogni volta che ci sono le elezioni politiche, perché si pensa che il sud voti meno del nord. Non è vero. I meridionali votano esattamente nella stessa percentuale reale del nord, soltanto che alle liste anagrafiche ci sono iscritte un sacco di persone che in realtà non risiedono più lì e di conseguenza sembra che votino di meno. Quindi la popolazione reale al sud è inferiore a quella che si registra alle anagrafe, mentre al nord esiste il problema esattamente contrario. Ma se siamo demograficamente in difficoltà, si parla tanto della demografia del sud, allora, che ha perso, faccio finire questa questione specifica e penso che non ci sia persona migliore.